Sarebbe da collegare a vecchi rancori del passato l'incendio doloso che ha distrutto una Renault Clio d'epoca da rally la notte del 12 marzo 2023 in zona Pastura a Biganzolo. La squadra mobile della questura di Verbania ha identificato e denunciato per incendio doloso il presunto responsabile del gesto. Si tratta di un 59enne residente a Milano ma proprietario di una casa a Verbania dove ha trascorso anche diversi anni durante l'infanzia. Le indagini sono state complesse, i poliziotti sono partiti da alcune immagini registrate da una telecamera di videosorveglianza. Sono stati poi eseguiti numerosi accertamenti e perquisizioni. I vigili del fuoco erano intervenuti per l'incendio che aveva coinvolto due auto, la macchina d'epoca completamente devastata dalle fiamme e una Giulietta Alfa Romeo di proprietà di un residente del quartiere che aveva riportato gravi danni. Le fiamme erano partite proprio dalla Clio, che era evidentemente l'obiettivo del piromane, e si erano poi estese all'altra. I poliziotti hanno scoperto che tra il 59enne e il proprietario dell'auto ad epoca non scorreva buon sangue. L'incendio sarebbe quindi conseguente a un risentimento nato diversi anni fa.